Ciao ragazzi, sono Mike. Oggi parliamo di integrazione. In questo video io non voglio andare a parlarvi dell'integrazione in termini tecnici. Io voglio andare al succo. Voglio andare al succo perché su alcuni forum ma soprattutto su AstroBin ho visto delle integrazioni con accessori veramente spaventosi. Per farvi un esempio, ho visto un'immagine di M108 fatta con un 8 pollici AF4. Il personaggio in questione ha integrato solamente mezz'ora, facendo venire fuori, dal mio punto di vista, da osservatore, cioè uno che va su AstroBin e vede un'immagine del genere paragonata a tutte le altre, perché giustamente un osservatore guarda, non dico la bellezza, però anche l'occhio vuole la sua parte, soprattutto su tutte le immagini. Su un'immagine fatta bene si vede bene, soprattutto, cioè uno ha il gusto di poterla guardare. Che cosa succede? Io vado a vedere questa fotografia, vado a vedere gli accessori che ha adoperato per farla, cioè sinceramente ci sono rimasto. Allora, o questa persona ha voluto far vedere che con la sua strumentazione, con poche integrazioni, è riuscita a portare a casa un risultato. Questa è la considerazione, diciamo, che lascia spazio all'immagine e agli altri di poter dire, di poter ipotizzare, chissà se avesse fatto 20 ore di integrazione che cosa avrebbe portato a casa. Questa lascia spazio all'immaginazione, però è una brutta cosa, perché comunque se io vado su un sito di fotografia mi aspetto di vedere una bella immagine. Quindi, secondo il mio punto di vista, questa persona che ha fatto mezz'ora di integrazione poteva sbattersi un po' di più e fare un po' più di integrazione per portare a casa un'immagine un po' più nitida, un bel po' di più. Perché? Perché se hai un 8 pollici F4 pagato non so neanche quanti centinaia di euro, mi vai a fare mezz'ora di integrazione? È questo che io non capisco. Questo è un piccolo esempio di come le persone tendono a far vedere che ce l'hanno, diciamo, più grosso, più duro. Questa è un'interpretazione ovviamente personale che do io a quello che vedo, perché se noi dovessimo avere tutti dei tubi performanti, credo che non tutti ci limiteremmo a fare pochissime integrazioni per tirar fuori un oggetto, anche perché, cioè, non ha senso. Quindi l'integrazione serve per catturare più fotoni possibili per poi andarle a impilare, così che tiriamo fuori il nostro soggetto. Da qua vi posso dire che su alcuni forum ho visto delle persone che fanno fatica a fare più integrazioni in più sere. Non c'è l'abitudine di portare fuori l'attrezzatura tutte le sere per fotografare sempre quell'oggetto. È ovvio che io non sto parlando con i più esperti, perché i più esperti questa cosa la fanno di routine, perché questa è una routine. Come si fa a fare un'integrazione di 40 ore su un oggetto? La cosa è assolutamente semplicissima. Fate le stesse operazioni che avete fatto la sera prima, e poi la sera prima, e poi la sera prima. Perché non è che io vi svelo l'arcano,
macchia, una volta che voi portate fuori l'attrezzatura, fate una messa al polo e un allineamento a 3 stelle, 3, 4, 5, quelle che volete, se voi date la destinazione alla montatura, la montatura vi porterà nello stesso identico punto della sera precedente. E voi fate le vostre integrazioni. È ovvio che adesso non starò qua a dirvi che una sera potete fare, non so, delle integrazioni a 300 secondi e l'altra sera le fate a 120 secondi, perché poi dovete fare i bias, i flat, i dark in base alle esposizioni che fate, al binning che usate, al gain che usate. Quindi facciamo una sessione uguale. Però se noi dovessimo andare a fotografare una nebulosa e non so, lavoriamo, noi veniamo a casa, buttiamo fuori l'attrezzatura oppure la lasciamo fuori comunque pronta per fare la messa al polo e calibrazione. Una volta fatte le calibrazioni, si lancia il GoTo, si punta l'oggetto, si fa partire immediatamente la guida così com'è. Ammettiamo che voi l'allineamento 3 stelle lo fate in maniera assolutamente perfetta e la montatura vi punta direttamente l'oggetto in centro. Quindi voi quella sera lì fate 2 ore di esposizione, la sera dopo ripetete l'operazione e io vi assicuro che la montatura vi riporterà nella stessa identica posizione. Vi basterà solamente lanciare il piano di scatti. Questa è integrazione. Questa operazione la potete fare per molte sere, dipende dal tempo. Se però voi vi trovate in una situazione dove il meteo vi grazia e avete una settimana di bel tempo, allora voi tutte le sere fate tot ore di integrazione. Una sera 2 ore, l'altra sera 3 ore, poi un'altra sera ancora 2 ore, 3 ore, 5 ore, quello che serve. Una volta che voi avete tutti i light, semplicemente andate a sommare e la somma vi porterà ad estrapolare il vostro oggetto, avendo un oggetto decisamente più nitido, perché avete fatto molta più integrazione. Quindi la domanda è: vi limitate a fare 2 ore di integrazione quando ne potete fare molti di più? Quindi io non vedo la difficoltà nel fare molte ore di integrazione, ma con qualsiasi tubo, non è importante. Avete un 70 mm, un 80 mm, state puntando la nebulosa cuore. Cioè, voi pensate che per tirare fuori tutte le polveri vi bastano 2 ore? Assolutamente no. Quindi se quella sera lì avete 2 ore di tempo, fate un'integrazione di 2 ore. Il giorno dopo, se il meteo vi grazia, le rifatte, stessi secondi, stesso binning, stessi gain. Se avete una fotocamera a colori, andate via tranquilli, c'è bisogno di sbattersi. È ovvio che sto parlando con quelli di voi che hanno dei dubbi, non sto parlando con gente che la fa di routine e che ha delle fotocamere in bianco e nero con rotto portafiltri e fa l'RGB separati con flat, dark e bias separati e fa delle calibrazioni con PixInsight in maniera separata per poi andare ad unirli. Non sto parlando con quelle persone lì, mi sto rivolgendo a persone che fanno fatica e hanno una sorta di, tra virgolette, un po' di timore nel sbagliare, no? Nel sono un po' titubante, non so cosa fare, non so se portarlo fuori, non so se la montatura mi riporterà allo stesso punto. Io vi garantisco che se voi fate le calibrazioni in maniera accurata, la montatura vi riporta nello stesso identico punto. Ecco, se la montatura vi porta nello stesso punto e voi aspettate a lanciare la guida
perché, non so, state fumando una sigaretta, avete lì una birra, la volete finire, dovete accarezzare un gatto, state spostando dei tavolini per mettervi a posto, prendete una seggiola, più tempo aspettate, la terra gira. Quindi fate un percorso mentale, una volta che lui si sta spostando, il telescopio si sta spostando e voi avete vicino il portatile, quello che avete lì vicino e il telescopio si ferma, accendete la guida. Altrimenti si può fare anche in un altro modo, se avete, se state adoperando per dire APT e il telescopio si sposta, punta l'oggetto, aprite APT, gli dite che quell'oggetto che state puntando lo volete in centro, voi fate questa operazione, il telescopio lo porterà in centro alla vostra, al vostro schermo, lo porterà proprio in centro e da lì poi fate partire la guida. Questa operazione ricordatela di farla per tot sere, così che voi avete l'oggetto direttamente in centro e la cosa finisce lì. Spero di esservi stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ciao ragazzi.